Grazie Presidente. Io nell'intervenire a seguito della richiesta del consigliere Moretto vorrei fare un'ulteriore precisazione. Esprimere innanzitutto il mio personale apprezzamento e dell'intera giunta per come si è lavorato oggi e come si è lavorato ieri, che abbiamo fatto un lavoro importante, e anche apprezzamento per un incontro che ho avuto poco prima della seduta di ieri del Consiglio Comunale con tutte le opposizioni. Le opposizioni hanno rappresentato al Sindaco la volontà di fare un po' un check dell'andamento dei lavori dell'Aula e iniziare da quest'estate, in particolare da settembre, con un metodo di un confronto più serrato, anche direttamente col Sindaco, con l'amministrazione, ma soprattutto tra maggioranza e opposizione. Io ho apprezzato questa richiesta perché ho detto che noi vogliamo lavorare perché ognuno possa avere la possibilità di esprimere compiutamente le proprie opinioni, che la città cresce se c'è una sana e robusta dialettica tra maggioranza e opposizione, e credo che ne guadagniamo tutti, anche recuperando la seduta, ci siamo detti, oltre a tante altre cose che ormai è tardi, non voglio ripetere l'incontro, anche la stessa seduta di Bagnoli, dove credo sia giusto, come il patrimonio, come le altre cose che ci siamo detti. Quindi credo che oggi non va data una lettura politica nell'interruzione, perché noi siamo abituati a fare anche le nottate, quindi la stanchezza c'è, ce l'abbiamo tutti, quindi non c'è una lettura politica del rinvio rispetto ad altre delibere, c'è una richiesta di, che condividiamo tutti, di limitarci con la giornata di ieri e con la giornata di oggi a discutere, approvare tutte quelle delibere. Forse ce n'è sta solo una sul quale voleva intervenire Panini, a cui poi dopo chiedo al Presidente se può concedere un secondo la parola, che siano strettamente connesse a quell'urgenza della manovra dell'assestamento di bilancio, che come tutti sapete si doveva approvare entro il 31, salvo diffida, e anche la delibera di oggi è molto connessa con quella che abbiamo approvato ieri. E credo che la maggioranza non ha ovviamente nessun tentennamento di andare anche rapidamente ad approvare tutte le altre delibere, perché come abbiamo dimostrato ieri e oggi c'è una coesione molto forte della maggioranza, ma trovo corretto che si cominci immediatamente con un confronto di metodo più articolato e più profondo tra maggioranza e opposizione, a cominciare da tutti gli altri punti dell'ordine del giorno che non sono strettamente urgenti e connessi con la manovra di assestamento di bilancio. Quindi c'è un grande valore di metodo politico, istituzionale, di dialettica democratica, non c'è nessuna lettura politica che dà la minoranza, l'opposizione se mi posso permettere, e la stessa maggioranza. Quindi per quanto ci riguarda noi riteniamo che la proposta del consigliere Moretto possa essere accolta, salvo forse un'unica delibera che mi rappresentava l'assessore Panini potrebbe avere carattere di urgenza, e quindi se il Presidente lo consente integrerei il mio intervento con quello dell'assessore Panini. Per il resto chiudo, tutti i punti all'ordine del giorno, così come nell'ordine inserito, andranno alla prima seduta, credo implicitamente di ritenere quella del 3 agosto, poi interverrà il Presidente, probabilmente non è, no no, il 3 agosto non è più necessaria perché c'è nulla, il 3 agosto si debba andare direttamente al giorno del 15 agosto. Grazie. Bene, allora traduco.